Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi San Giocondo Vescovo, auguri ai festeggiati, è martedì 14 novembre 2023. A Roma il sole è sorto alle 6.59 e tramonta alle 16.50 ora solare. A Milano alle 7.22 e tramonta alle 16.53, sempre ora solare, luna che si leva alle 8.12 per tramontare alle 17.17. Il proverbio di oggi: negli ordini pari, i pareri sono dispari. Andiamo da carte. Nel 1851 viene pubblicato Moby Dick di Herman Melville. Nel 1922 la BBC inizia le trasmissioni radio nel Regno Unito. Nel 1934 la nazionale di calcio italiana, campione del mondo in carica, affronta l'Inghilterra uscendo sconfitta per 3-2. Nel 1969 la NASA lancia l'Apollo 12, la seconda missione con uomini a bordo ad atterrare sulla superficie della Luna. Nel 1971 la sonda spaziale Mariner 9 raggiunge Marte, diventando il primo mezzo spaziale ad orbitare attorno a un altro pianeta. Nel 1973 a Wembley la nazionale di calcio italiana vince per la prima volta in Inghilterra grazie a un gol di Fabio Capello e alle parate di Dino Zoff. Nel 2003 viene osservato per la prima volta Sedna, il decimo pianeta del Sistema Solare. Nel 2015 lo Stato Islamico rivendica gli attentati terroristici avvenuti a Parigi. Sono nati oggi Francesco Pannofino, attore e doppiatore italiano, Tina Cipollari, personaggio televisivo italiano, Stefano Gabbano, stilista italiano. Mentre ci lascia oggi nel 1831 Georg William Friedrich Händel, nato a Stuttgart e morto a Berlino, filosofo idealista. La nostra frase aforisma: non c'è desiderio più naturale del desiderio di conoscenza, lo dice Montaigne. E qui finisce il nostro almanacco di oggi. Un saluto, un abbraccio da Gino Comentale, grazie per averci guardati e ovviamente appuntamento a domani. Ciao! L'almanacco torna domani.